Bentornati sul canale 011 Crio, canale crioterapia. Ah, è finita l'estate, ma non sono finiti i benefici di 011 Crio, perché ne andremo a parlare proprio con Alessandro Ricchetti, a cui vi do il benvenuto. Eccoti qua, ciao. Buongiorno a tutti, ciao Antonio. Hai un compito non facile oggi, ma non solo tuo. È finita l'estate, ma c'è bisogno ancora della crioterapia? C'è bisogno? C'è sempre bisogno di crioterapia. La crioterapia è a 360 gradi, ha più di 80 funzioni metaboliche sull'organismo e può fare veramente la differenza nei giorni, diciamo in questi periodi dove si trova gente depressa, gente che ha malumori. State, siamo tornati al lavoro. Gente che di nuovo deve tornare a fare un'altra dieta, quindi ha bisogno di stimoli, ha bisogno di trovare nuove motivazioni. Ecco, la crioterapia sotto questo punto di vista, oltre che a ovviamente a bruciare calorie, eccetera, eccetera, ci può dare una mano sotto l'aspetto motivazionale, perché andiamo a stimolare le endorfine, andiamo a stimolare la circolazione, andiamo a stimolare tutta una serie di situazioni che attivano il metabolismo. Quindi andremo ad aumentare il metabolismo, ritornare dalle vacanze ovviamente un po' appesantiti è un po' la norma, no? Cioè magari ci si va a cena fuori tutte le sere, si mangia, si beve, si brinda, queste cose qua che sono classiche dell'estate, del riposo. Diciamo in estate è difficile non avere quei momenti di svago dove magari si ha meno voglia di allenarsi, si ha meno voglia di fare tutta una serie di cose. Quando si torna alla crioterapia, si torna al freddo, si torna a dare una sferzata al metabolismo e quindi a creare tutti gli elementi per poter proseguire e affrontare l'inverno con un occhio diverso. Quindi si torna in carreggiata, e chi ci fa tornare in carreggiata? Non solo la crio, ma anche quelli che sono i consigli, no, di chi è direttore tecnico come Palmilaia Danza. Eccola qua, eccola. Esattamente. Lei ligia sempre al dovere, lei ligia sempre al dovere. Ciao Palmina. Buongiorno a tutti. Allora Palmina, come si torna in carreggiata dopo la fine dell'estate? Si torna da 011 Crio in carreggiata. Quindi noi vi aspettiamo con la nostra crioterapia pronta per rimettervi in forma, anche se in realtà lo eravate con noi già prima delle vacanze, ma subito dopo, come diceva Alessandro, ci si può lasciare andare un pochino. Quindi la crioterapia ci aiuta. Per che cosa? Oltre all'umore, alla produzione di endorfine, quindi a migliorare uno stato di benessere psicofisico, ci aiuta ad eliminare le tossine, perché magari qualche eccesso in vacanza ci ha lasciato qualche ricordino, e quindi ci aiuta nella riduzione del grasso, ci aiuta con il mantenimento del peso e ci aiuta con la tonificazione, tutto quello che ci serve per tornare attivi al lavoro e alla vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi una sferzata di energia, Alessandro, un tocca sana da questo punto di vista, che consigliamo ovviamente a chi sta guardando la trasmissione. Certo, perché comunque la crioterapia svolge tantissime funzioni. Ovviamente noi stiamo cercando di fare informazione, dare queste informazioni per far capire alle persone che potrebbero avvicinarsi a questo tipo di tecnologia, per provarla, per capirla, per comprenderla su se stessi, perché ogni organismo reagisce in un certo modo ed effettivamente anche a livello mentale percepisci una lucidità diversa una volta fatta la crioterapia, perché l'ipotalamo dà degli stimoli e appunto secerne queste sostanze che sono le endorfine, che creano effettivamente una sorta di buon umore, di benessere psicofisico, di positività. Oggi in questi periodi di guerra, di carestie, di problematiche, di rogne generali, possiamo dire che fare una crioterapia forse è quella gocciolina di benessere in mezzo a tante cose negative. Quindi io invito tutti alla prova della crioterapia, invito tutti a valutare
ma non solo la nostra, perché la crioterapia fa bene in sotto qualunque tipo di forma, dalla cascata gelata in montagna fino alla doccia fredda al mattino. Provate a utilizzare il freddo, invecchiate di meno, state meglio e vi renderete conto dei benefici di tutto questo. Poi, se avete la possibilità di passare presso il nostro centro, capirete tutte le forme di dispositivi, di macchinari, di attrezzature, apparecchiature che abbiamo, che possono soddisfare le vostre esigenze. Ma la crioterapia è imprescindibile, va fatta, è una cosa fantastica. Beh, Palmina, che aggiungere? Perché veramente è stato esaustivo, Alessandro, no? Da questo punto di vista è il tocca sana che ci vuole, no? quel momento di relax e poi, come hai detto te, giustamente anche benefici innumerevoli, no? Perché poi tu la provi, se continui, e del resto ormai diciamo l'abbiamo capito che buona parte delle persone che hanno avuto la possibilità di provarla continua, hanno anche altri benefici a lunga gettata. Sì, quello che posso aggiungere, perché ha detto veramente tutto, è che attenzione, perché chi viene da noi poi difficilmente ci lascia, quindi io lo dico sempre durante le prove, io vi avverto, difficilmente poi ci lascerete, perché la crioterapia ha davvero innumerevoli benefici e vi ne accorgerete di seduta in seduta e tutte le volte ci darete voi a noi dei feedback diversi, saranno sempre positivi e noi li accoglieremo e ci arricchiremo, perché tutte le volte i benefici sono veramente molteplici. Quindi vi aspettiamo, vi aspetto, e 011 Crio vi apre le porte per entrare nel meraviglioso mondo del freddo. Bene, bene, bene. Grazie allora, grazie a Palmina Iadanza, grazie ad Alessandro Ricchetti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao. E buona crio a tutti.